Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Il buon Clibion che troverete cliccando qui o cercando semplicemente Clibion su YouTube ci ha linkato, mi ha linkato, un articolo che parla di animalisti. Che cosa hanno fatto? Hanno iniziato una caccia all'uomo perché una persona che da un video di sorveglianza dovrebbe avere 50-60 anni ha lasciato in un trasportino davanti alla sede dell'ENPA un gatto e adesso vogliono che se qualcuno lo riconosce lo comunichino a loro perché così lo potranno denunciare per abbandono di animale facendogli pagare una multa che va dai 1.000 ai 10.000 euro. Nei 1.000 ai 10.000 euro. Ho appena giocato la laica, mi ha stancato. E cosa, perché questo articolo mi ha lasciato basito? Perché questi animalisti del cavolo stanno facendo, dall'alto del loro egoismo e della loro presunzione, stanno facendo una caccia all'uomo veramente ingiustificata, perché quest'uomo non è che ha abbandonato un animale per strada come fanno 10.000 vigliacchi sulla terra. Ha lasciato dentro un trasportino un gatto davanti all'Ente Nazionale Protezione Animali. Ditemi quale posto più sicuro ci poteva essere per quel gattino. E da come hanno visto i veterinari, ecco l'aica. Da come hanno visto i veterinari, aveva dei problemi al fegato. Quindi probabilmente l'uomo, non potendosi permettere delle cure mediche per il cane, ha detto lo lascio davanti alla sede dell'ENPA, così loro lo cureranno. Pensate che premura ha avuto. Probabilmente quest'uomo non riesce ad arrivare a fine mese, la crisi e tutto quanto. Magari deve pensare a mangiare per se stesso e non può pensare nemmeno a mangiare per il gatto. E cosa ha fatto? Ha fatto una scelta logica e funzionale. Ha lasciato il gattino davanti all'ENPA, che è la protezione nazionale degli animali. Figuriamoci se questi non avessero curato il suo gattino, eccetera, eccetera. Ma quello su cui voglio mettere l'accento è che questi animalisti sono veramente delle persone pericolose per il mondo. Quanto odio mettono in giro per il mondo queste persone nei confronti di altri esseri umani. Io sono preoccupato da questa tendenza animalista. Ormai siamo arrivati a un punto in cui queste persone disdegnano l'essere umano, cioè lo ignorano, sono completamente indifferenti davanti alla sofferenza umana. Si preoccupano solo di quell'animale e nemmeno bene, perché comunque poi non sono nemmeno in grado, sono persone che fanno del male anche agli animali, questi animalisti, perché sono bravissimi a fare i loro comunicati in TV davanti a tutti, ma poi sono quelli che trattano peggio gli animali perché li umanizzano. Gli animali, vedete questa bella laica, questa bella cagnolina, è un animale, non è un essere umano. Io è normale che ci gioco, ma sono anche il suo responsabile, non sono il suo padrone, sono il suo responsabile. E se non lo trattassi come un animale, lei probabilmente finirebbe sotto una macchina, finirebbe per aggredire altri bambini, eccetera, cose così. Quindi è una mia responsabilità. Questi animalisti invece li trattano come i loro migliori amici. Sono gente pericolosa che, secondo me, parlano dall'alto di un loro trono morale, perché si credono in surplus con la vita, no? Nel senso, noi rispettiamo gli animali, gli altri sicuramente no, quindi noi siamo più buoni degli altri. Partendo da questo presupposto completamente sbagliato, perché probabilmente tutte le altre persone sono più, si preoccupano degli animali più degli animalisti stessi, dall'alto del loro dal loro trono, si permettono di giudicare e vessare così una povera persona che ha agito per il meglio. Io mi chiedo quando nascerà un bambino, perché adesso magari è una cosa giovane, è una, diciamo, una tendenza moderna il veganismo e l'animalismo. Io penso che quando adesso ci saranno un sacco di coppie, perché poi sono molto razzisti, non è che vanno a cercare amicizie o addirittura affetti fuori dalla loro cerchia, si sposeranno tra loro e faranno dei figli vegani, animalisti, che saranno di un egoismo verso l'essere umano, verso l'umanità, veramente inutili al destino della terra, che per me è una preoccupazione. Io dico no ai matrimoni veg, no ai matrimoni veg, sì ai matrimoni gay. Altro accidente, ma 100 volte, ma non dovremmo nemmeno stare a discutere. Di chi dovrebbero avere il matrimonio di diritto proprio, senza nemmeno che io stia qui a chiederlo per altri? Ma no ai matrimoni veg, faremo una generazione di cretini egoisti e probabilmente persone pericolose, perché poi sfociano in altri sfoghi queste tendenze. Io le chiamo tendenze perché forse ancora non è una malattia il veganismo. Spero che qualcuno ci faccia un pensierino di valutarla in modo tale. Ovviamente, non se conoscete questa persona, non comunicatelo alle associazioni animaliste perché non ne vale la pena. Ciao a tutti i cani.